Sorriso. Ivan è uno specialista informatico. Ciao Ivan. Ho perso il posto di lavoro, mi ha licenziato il mio grande ex amico Mario. Dimmi che sono apparizioni e se no vattene. Lei è mia figlia. Non respiro. Ci siamo. Mi chiamo Hilla, gioco tanto per i videogiochi e sono una bambina molto capricciosa. Ma perché tutti i bambini del mondo possono mangiare le caramelle e io no? Lui è il nostro uomo. Ho debiti, tanti debiti. Per piacere, non faccio capire cosa è venuto a fare, c'è mia figlia. Poi dopo le lascio pignorare tutto quello che vuole, tanto non è che ci sia granché. Riappare Mario. Nessuno si accorgerà di nulla. Sarà il colpo perfetto. Posso venire anch'io e mettere il vestito da diavoletto? No. Mi convince praticamente a far parte di questa banda di sbandati. E la mia avventura è un po' complicata, perché non so a chi lasciare mia figlia. Dio, ce la esci. Di portare questa bimba, una rapina, con auto funebri, bare, erba. Sì, Katy, sì, ha mangiato come fa con te, ha fatto la pipì come fa con te, sono sicuro che dormirà come fa con me. Dimmi tesoro. Papà, ho lasciato il metto giallo nell'auto funebre. Il metto giallo? Auto funebre? E l'ho anche guidato. Hai guidato cosa? Il carro funebre. Io credo che l'intenzione di Dani sia anche quella di, in un modo divertente, rispecchiare anche un po' quella che è la nostra società. Tanta gente, magari anche capace, per un motivo o per l'altro, si ritrova a fare delle cose che non vorrebbe fare. Come facciamo a trasportare tutta questa roba, Mario? Il film è stato molto divertente, anche perché papà è già un po' scompussolato. Mario, qui domani brucia tutto! No. Sì, no! Shh.